Comunque, voi due venite a me. Adesso è un po' da... Dove vai? Vanno a combattere senza che io gli abbia chiesto nulla. Grazie lo stesso, eh. Comunque, dicevo, dobbiamo vedere come si gira qua. Quindi uno sicuro deve rimanere qui. Ma sai che ti dico? Come desideri. Vai da quella parte. Forse non ne ho bisogno di lasciarne uno, eh. Forse possiamo... Ecco fatto. Però lui non può venire, ma dai. Io questa cosa... Ti giuro che questa cosa non l'ho capita. Non ho capito perché... Ah, invece... Guarda, sai che ho fatto giusto. Ho fatto giusto, non dovevo usarlo. Mi piace quando risolvo queste stronzate in questi modi. Mi sa che voglio provarci, eh. Non so se poi posso tornare indietro. Chiusa. Ecco, ho fatto. Uff, santo cielo. Comunque. Ah, mi ha aperto questa cesta e basta. Però ho trovato un oggetto verde, quindi si può anche risalire. Ah, si torna indietro da qua. Aspetta. Allora, tu, mio caro amico, vai là. Come desideri. Era tutta la strada giusta, perfetto. E lui ha sbloccato quella porta. Ok, ho capito bene o male il percorso. Ora possiamo andare di qua. Ecco fatto. E farli scomparire entrambi. Uff. Allora, abbiamo due forzieri. Uno è qua sopra e sicuramente lì c'è la chiave. L'altro invece è da questa parte. Ovviamente appariranno dei nemici ora. Ma qui c'è ancora questa cosa del portale. Questo vuol dire che secondo me in uno di questi dungeon molto presto lo troviamo. Perché ce n'è uno anche là sopra, quindi... Allora, ora è da capire perché l'altro non si illumina più. Aspetta che rimetto questo. Vieni. No, volevo fare cerchio, perfetto. No, e dai, volevo ucciderlo io. Qua è da capire come desideri. Quale di queste è quella giusta, a quanto pare. Perché secondo me sono tutte e tre sbagliate. Quanto ci fai? Oh, invece no. Ora vai ad aprire l'ultima. Ok. Solo una era una trappola. In realtà no, non è vero. Come desideri. Era farle in ordine come tutti i giochi stronzi di sti giorni. Ed ecco qui la chiave. Tieni la chiave. Grazie. Oh, guarda un po'. Forse da qua si esce? No, però abbiamo trovato una reliquia. E in teoria si esce anche. Taradara dan dan. Chiamete. Grazie, era molto buona questa chiave. Quindi, vieni qui. Ma io mi ricordo che voi potevo uccidervi anche con un colpo solo, col cerchio. Quelli erano i tuoi figli? Ho ucciso per caso i tuoi piccoli? Ragnone? Mi chiedo se in ogni gioco di Darksiders ci sia un nemico ragno gigante. Mi sa che è una costante. Cosa apre? Il ponte, ok. Dobbiamo trovare qualcosa che ci apra invece il cancello. Credo che quello sia quello per il cancello. Allora, sono rinato dalla polvere. Uno, va lì per favore. Dove stai andando? Vieni qua, lascia stare quell'insetto. E uno, va là in fondo.
Vediamo che cosa apre. Se questo o questi qua dietro. Apre quelli qua dietro, ovviamente. Allora, mi chiedo se però io riesco ad arrivarci lì con... con la morsa letale. Ma ne dubito. Quindi, tu staccati da lì e vieni con me che non si sa mai. Ad esempio, là in fondo, tu ci arrivi? Come desideri. Mi chiedo che giro andrà a fare, però... ah, fa il giro da sotto lui. È certo. Io mi devo fare i giri lunghi e loro si fanno i giri corti. Beata la vostra forma fantasma. Ecco qua. Scendi. Allora, mettiamo questo. Via. No, 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 no. Prendilo. Prendilo. Ok. Ecco fatto. Uff. Prendiamoci quelle due ceste, sperando che ci sia qualcosa di buono. Vediamo. Oggetto verde. Oggetto blu. No, un altro oggetto verde. Va bene, non mi lamento. Di qua c'è un'altra pedana. Mentre qua è dove eravamo prima. Perfetto. Ecco fatto. Ottimo. Tu, liberati da lì e vai da questa parte. Ottimo. Staccati da lì che non so se mi servi o meno. Ecco fatto. Vediamo che cosa apre. Il ponte per questa parte. E siamo dove c'era il nostro altro fantasma tramutato in pietra. Certo che la vita è dura se non sei un fantasma, eh. E ora i miei due fantasmi spariranno. E questo ovviamente non è un'arena di combattimento, no. Evochiamoli giusto per sicurezza. Ovviamente. Quello non era assolutamente un quadrato. Che è successo? No! No, perché? Ti prego dimmi che l'autosalvataggio mi ha salvato. Speriamo non crashi di nuovo questa parte. Allora, evochiamo loro. Appena spawnano, evochiamo anche questi. Madonna mia. Spero fosse un caso isolato quello che è appena successo. Due in uno. Ecco fatto. Vieni da me. Sì, che posso vincere. Vi ho appena ammazzato tutti. Comunque i due fantasmi qua non fanno veramente nulla di danno, eh. Minchione. Quanto sei grosso. Allora, fermati un secondo. Voi, perché siete scomparsi? Due. Rievochiamo questi. Tre. Di nuovo questo. È morto? Di già! Ok, non mi aspettavo di rivedere anche sti stronzoni. Ecco fatto, preso in pieno e l'ho ucciso con un colpo solo. Madonna mia! Chi è che se la ride? Comunque credo che terrò il falcione. Il falcione mi sembra che sorpassi veramente le difese. Può non sembrare una cosa da poco, ma quando un nemico c'ha uno scudo come questi o il cavaliere dell'altre volte,
Superare la difesa secondo me ti aiuta un sacco. E tra l'altro noi abbiamo anche un punto abilità che non abbiamo messo. E io ti dico che te lo metto qui ai cadaveri esplosivi. Così quando finiscono il loro compito, puff, morte. Da svidania. Mi chiedo se tu ci arrivi di là. Non è possibile. Ovviamente. Vabbè, i fantasmi più inutili della storia. Cosa mi apre? Un ponte. E anche quella porta. Mi ha aperto tutto. Mi ha aperto tutto quanto, i cancelli, tutto. Quindi di qua si prosegue ora. Vediamo. Sì, stiamo andando dalla parte giusta. E qua ovviamente non apparirà quel ragno gigante. No, 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 no. Quelle non sono ragnatele. E qua c'è una reliquia. Grazie. Stiamo scendendo in profondità. Sembra l'abisso di Dark Souls questo. Adesso appare Manus. Non si vede nulla. Speravo che sarebbe arrivato un campione in grado di affrontare la corruzione. E tu hai fatto molta strada, cavaliere. È un peccato che il tuo viaggio finisca qui. Basileus. Allora, calmati un attimo. Sconfiggi Basileus e c'è anche il ragno. Questo vuol dire che io non so se devo combattere anche contro il ragno o meno. Allora, dammi un secondo che mi preparo. Uno. Mi dispiace. E due. Colpito in pieno. Non puoi opporti a me. Lo dici tu. Adesso sfondo sia te che il ragno. Achidna. Allora, ecco fatto. Madonna mia, ma un colpo solo. Non riesco a capire se il ragno devo combatterlo o no. La finisci di scomparire? Porca miseria! Ecco fatto! Si vedesse qualcosa. Santo cielo. Preso. Sei stato un avversario valoroso. Tornerò con te allora. Basta! Verrò con te, cavaliere. Persino dal signore delle ossa. Eh certo. Facile persino ora. Persino in giudizio. Zanne di Achid... La corte di ossa. Nel corso dei millenni, Zanne e Achidna hanno tolto la vita a innumerevoli creature per placare la fame della bestia. Ora trasformate in armi per morte, le Zanne e Achidna dirottano l'energia dei nemici verso il mietitore, indebolendo i primi e rendendo più forte quest'ultimo. Bello. Belle, mi piacciono. Veleno rovente. Se queste armi fossero state possedute, subito le avrei messe, ti giuro. Sono bellissime d'estetica. E via, si torna al trono.